diversi dallo studio che abbiamo fatto durante questo percorso. È emerso in primo luogo che Chioggia presenta un territorio veramente molto diversificato. Diversi ambienti, diversi biomi che lo compongono sono diversi, ma ognuno è importante per mantenere la biodiversità dell'ambiente, che comunque è uno dei requisiti per ottenere la bandiera blu, e molti di questi sono inseriti in Rete Natura 2000, che appunto di cui parlavo prima. Inoltre, grazie a questi ambienti e grazie ai loro inserimenti in Rete Natura 2000, si possono tutelare le varie specie animali e vegetali presenti in tali biomi, e oltre a questo, quindi oltre a conservare la biodiversità, sono importanti anche a livello turistico, economico e culturale. Poi abbiamo potuto dedicare una parte del nostro sito a Chioggia, la nostra città, in quanto riteniamo sia bisogna bisogna apprezzarla in tutti i suoi aspetti e conoscerla. Inizialmente ci siamo focalizzati sull'inquadramento geografico, poi sulla sua storia, in quanto è stato importante per le sue origini. E poi abbiamo voluto dedicare una parte anche all'arte e all'architettura chioggiotta, mostrando varie foto di palazzi e chiese con la relativa descrizione a fianco. E infine ci siamo focalizzati anche sull'economia e sul turismo, in quanto anch'essi molto importanti al fine del ottenimento di bandiera blu. Infatti l'economia si basa soprattutto sulla pesca e sull'attività portuale, cioè comunque relazione con il mare, e sul turismo stesso, che a sua volta è basato sull'ecoturismo, grazie alle nostre bellissime iniziative di controllo di sottomarina, e al fatto che comunque Chioggia è una città d'arte, quindi si può considerare una città completa soprattutto punti di vista.